Un presidio di legalità, di cultura dell'antimafia, un punto di riferimento per i cittadini realizzato in un immobile in via Roosevelt sequestrato alla criminalità organizzata. Oggi, con l'inaugurazione della nuova sede di Addio Pizzo, si chiude un iter burocratico avviato dall'ex assessore al patrimonio del comune di Messina, Franco Mondello, e si avvia un importante lavoro sul territorio fatto di partecipazione e dialogo. Tutte le autorità, i rappresentanti delle associazioni che si battono contro il sempre presente fenomeno criminale del racket e i rappresentanti della società civile hanno voluto partecipare ad una piccola cerimonia dal grande significato. L'appartamento venne sequestrato nel 2001 a seguito di un'operazione della Guardia di Finanza che mise sotto chiave l'immobile, oggi destinato ad Addio Pizzo, ed anche altri appartamenti, auto e conti correnti, riconducibili ad un parente dell'ex boss Luigi Sparacio, accusato di usura. Oggi l'appartamento di via Roosevelt è un luogo di dialogo e crescita culturale. Cosa farete qui dentro, insomma, ottenuto questo bene? Sì, allora il bene, intanto preciso e sottolineo che è il primo bene confiscato alla mafia che il comune dà in dotazione a un'associazione per uso sociale, e quindi il bene verrà utilizzato come punto di vendita, esposizione e vendita di prodotti pizzo free, quindi tutti quei derrate alimentari e prodotti di commercianti e imprenditori che sono stati appunto coltivati, insomma, su terreni confiscati alla mafia, quindi ci sarà questa parte appunto per la vendita, e poi insomma verrà utilizzato per quanto riguarda tutta la divulgazione della cultura e della legalità, per incontri con le scuole, attività didattiche, eventi culturali, quindi cineforum, presentazioni di libri, sicuramente col taglio, ecco, dell'antimafia. E altra cosa importante, è prevista uno spazio di consulenza legale e sostegno psicologico per cittadini, commercianti, imprenditori, insomma, che eventualmente avessero subito intimidazioni, comunque volessero, ecco, sento la necessità, ecco, di un supporto sia tipo legale o eventualmente psicologico. E verrà anche attivata, insomma, un laboratorio, ecco, di sostegno scolastico per i bambini del quartiere, insomma, qui ci troviamo in una zona abbastanza popolare, quindi è stato pensato anche un supporto didattico, ecco, proprio alla gioventù, ecco, ai bambini che frequentano, insomma, questo quartiere, e anche l'allestimento di una biblioteca pubblica, ecco, chiunque volesse venire a consultare, ecco, libri lo può fare, insomma, liberamente.